giudizi, pubblico o privato. Mi limito ad osservare delle cose. I privati nel settore dei rifiuti esistono, soprattutto nell'impiantistica e soprattutto nello smaltimento. Esistono, come ho detto prima, un po' meno nella raccolta. Gli esempi in Piemonte che io conosco sono quei due lì. Li descrivo un attimo perché altrimenti non si capirebbe bene. A Moncalieri nasce un negozio con un batasmas mediatico folle. Folle vuol dire che per settimane si sono riempiti i quotidiani. Nasce un negozio che dice: tu cittadino mi porti la carta, io ti do X euro al chilo di carta che mi porti la plastica, ti do Y euro, mi porti l'alluminio, ti do Z euro. Questa roba nasce circa un anno e mezzo fa. Io a un certo punto, anche perché l'associazione mi diceva cosa ne pensiamo, come sempre, perché poi io ho l'abitudine di... Io vivo nei rifiuti, nel senso che a me piace andarmi a aprire un cassonetto, guardare cose, andarle a vedere le cose. Weekend scorso ero a Napoli, in cui io dico non capisco niente, ma intanto ho visto. Quel negozio, infatti, non è mai esistito. Nel senso che al di là dell'iniziativa pubblicitaria, quel negozio, 6 mesi dopo che ha cominciato a dire queste cose, era già chiuso. Ma cosa c'è dietro a questo ragionamento? C'è un discorso economico semplicissimo. Guardate che oggi l'impiantistica rende, la raccolta costa. E il privato nell'impiantistica è fortissimo, perché la maggior parte degli impianti è privata, la maggior parte delle discariche. E lei dice: io cittadino, mi perdoni il termine, vado piano, sono ostaggio, sono prigioniero di questa situazione col pubblico, ma io le cito il contratto che è stato fatto a Torino per l'inceneritore del Gero. Alla ditta che lo fa, è una ditta che lavora in project financing. Cosa vuol dire? Che lei ci mette i soldi, lo costruisce e lo gestirà. Qual è il contratto che ha preteso che la città di Torino gli firmasse? Semplicissimo. Quell'impianto è fatto per 421.000 tonnellate, tu me le garantisci per i 20 anni. E se poi un anno non ce li hai da darmene, non me ne importa niente. Dividiamo quello che abbiamo dato, che mi hai dato, per l'importo totale e ti cambia la tariffa. Quindi faccia attenzione che non è che il privato sia un benefattore dell'umanità. Il privato persegue lecitamente, fino a quando questo è, sicuramente in Europa è l'ultimo. E il privato è bravo a tutelarsi a fare l'ultimo e pone delle clausole contrattuali. Le faccio un altro esempio. Io, ambientalista, spesso mi trovo con dei sindaci che mi dicono: dammi una mano nella gestione, devo rifare l'appalto, dammi una mano. Io vado lì e cerco di fare l'appalto. Ma io nella mia città ho cercato di fare un appalto semplicissimo con la ditta che fa la raccolta. Gli ho detto: senti, a me non importa, tu devi farmi un prezzo per la raccolta che preveda una raccolta differenziata al 30, uno al 50, uno al 65. E io ti scrivo le penali. Il problema qual è? Che il privato sì, si prende la penale se non ci arriva, ma me la ribalta sul prezzo. Ma capisce anche lei che dire privato, quando si parla di un servizio che ovviamente è un servizio difficile da misurare, rischia di far lievitare i costi. Questo come esperienza. Vorrei toccare un attimino l'aspetto dei contributi CONAI delle materie seconde, perché allora, in Italia noi nel 92 importavamo circa 3 milioni di cartaccia dal resto dell'Europa. L'Italia l'anno scorso è diventata esportatrice. Cioè ormai siamo in una situazione in cui la nostra industria è in grado di avere sufficienti materie di recupero provenienti dal circuito nazionale. Addirittura su alcune frazioni, tipo la carta, e lo stesso capita per alcune plastiche, siamo esportatori. Questa roba qui si vede anche in macro, in numeri macroeconomici. Il PIL italiano dal 2000 al 2007, l'industria manifatturiera italiana ha perso un 6%. L'industria privata di recupero di materie
invece ha aumentato il suo fatturato del 22%. Quindi vuol dire che in questo decennio l'industria legata al recupero di materia è una delle poche industrie che in questa nazione è cresciuta. Ma il problema del CONAI, mi perdoni se sono brutta, ma il problema del CONAI è semplicissimo. Il CONAI è un'emanazione di Confindustria che gestisce una legge potentissima. Quindi io, produttore di rifiuti, decido quanto costa immettere al CONAI. Questa roba non funziona. Cioè serve un meccanismo in cui un ente terzo, lo Stato, le regioni, chi per esso, ma un ente terzo, decida la tassazione sui beni che immetto al consumo. Perché se me li decido da soli, mi gestisco anche il meccanismo del recupero, scusi, ma il risultato è quello di tanto. Cioè per ritornare a quel famoso grafico, che di nuovo non è un grafico di Legambiente, ma è un grafico della Bocconi, quindi sto parlando di una pubblicazione di un'università economica che in Italia nessuno mette in discussione. Chi paga meno tra i produttori di imballaggio in Europa, meno dell'Italia, c'è solo la Romania e la Bulgaria. Cioè, non sto dicendo, non ne faccio un discorso di territorio, ma se io vado a vedere i volumi di imballaggio immessi, la Bulgaria e la Romania sommate assieme immettono circa il 2% rispetto agli imballaggi che mette al consumo l'Italia. Cioè, ma si rende conto che noi siamo in una nazione in cui una ditta famosissima di acqua che produce cioccolata, per non far nome e cognome, la Ferrero, per capire, ha un imballaggio per lo stesso prodotto che manda in Germania e ha un imballaggio diverso per il prodotto che manda in Italia. Perché questo? Il packaging che mando in Germania lo pago 600 euro la tonnellata. E quindi il mercato mi ha portato ad ingegnarmi a semplificare il mio packaging per quel mercato per restare competitivo. Cioè capisce che questi meccanismi qui sono meccanismi legislativi e non può essere altro che un adeguamento legislativo. Cioè io penso che fino a quando il sistema che regola la gestione degli imballaggi affidato al CONAI, che poi per capirci è un'emanazione di Confindustria, cioè di chi li produce, questa roba non funziona mai. La legge istitutiva del CONAI è il più grosso fallimento di questa nazione in termini di rifiuti, e non a caso le altre nazioni sono molto più progredite. Non so se ho risposto a tutto, ma poi le ripeto, se vuole questi dati io le do tutti i file e la maggior parte sono sul sito, anche queste cose qui. Ci sono altri interventi? Cioè, volevo anche un po' raccontare come Legambiente è stato in questi anni in questa vicenda della raccolta differenziata porta a porta, cioè, perché credo che sia, come ha detto prima Davide nella sua introduzione, non è stata del tutto facile il passaggio, l'introduzione di questa nuova metodologia, soprattutto perché effettivamente sono mancati alcuni tasselli, credo, da parte di chi l'ha costruita, cioè nel senso il consorzio rifiuti, Cosmo, comuni, non tanto forse nel fatto dell'informazione, perché questa c'è stata più che sufficientemente, un centinaio di assemblee sono state fatte prima di avviare la raccolta differenziata, soltanto che probabilmente ci voleva forse una fase ancora precedente di codecisione, ecco. È proprio questo aspetto della partecipazione che mi interesserebbe anche capire e chiedere anche Michele un suo parere. Noi come Legambiente avevamo posto negli incontri in cui abbiamo sempre sostenuto questo tipo di raccolta, che come dicevi ci sembrava la più opportuna, no? Per una questione ideologica,
che comunque i cittadini fossero, diventassero comunque partecipi nella, nell'osservazione di cosa stava succedendo. Noi avevamo proposto più volte, in più assemblee, in più incontri pubblici e non, l'idea di che si costituisse un osservatorio locale sulla raccolta differenziata, costituito da cittadini, associazioni, associazioni di vario di categoria, insomma, perché si potessero seguire man mano che l'esperienza andava avanti, le modalità, anche fare dei suggerimenti, perché nessuno ha mai detto che la raccolta differenziata, così come era stata impostata, andasse bene del tutto, sarebbe sempre andata bene da qui in avanti in eterno. Cioè l'importante era avviarla e da lì cominciare però a seguirla, a fare gli eventuali cambiamenti, a attuare gli eventuali miglioramenti. Questo purtroppo non è stato fatto, ma secondo me diventa ancora un elemento imprescindibile, perché la raccolta differenziata col sistema di domiciliarizzazione porta a porta abbia un successo. Cioè, ci vuole una maggior partecipazione dei cittadini, cosa che attualmente comunque non viene fatta, nonostante che chi ci amministra all'inizio non la voleva, ma ancora adesso che siamo amministrati da chi prima era contrario, neppure adesso viene fatto avviato un sistema dove ci sia una partecipazione dei cittadini su questo processo. La seconda questione, che secondo me è di rilievo, riguarda proprio il discorso di maggiore informazione anche settorializzata, cioè ad esempio è stata fatta un'informazione dettagliata per gli stranieri che vivono a Casale. Cioè, bisognerebbe lavorare proprio nel concreto di situazioni, andare nel merito e avviare. L'ultima cosa che secondo me andrebbe fatta e credo che sarebbe importante è il rapporto con i lavoratori del settore. Cioè chi lavora oggi in Cosmo, che è l'azienda che gestisce questo servizio, è un tipo di lavoratore che ha una responsabilità molto maggiore di quanto ne aveva 3 anni fa, quando faceva la raccolta stradale. Da quando c'è la domiciliarizzazione, il lavoratore è a contatto giornaliero con il cittadino, il quale può essere incavolato, può essere per qualsiasi motivo, e sappiamo benissimo che non è piacevole lavorare in una situazione in cui non si riesce a fare il proprio lavoro in un modo tranquillo. Dall'altra parte però non è stato fatto in modo più approfondito un lavoro di formazione di questi lavoratori e di incentivazione per il loro lavoro. Diceva Guido Viale in uno dei suoi libri che il lavoratore che fa la raccolta porta a porta è un lavoratore che lavora frontale, proprio è un faccia a faccia con l'utente, ed è lui che deve interfacciarsi con l'utente, capire le sue esigenze, saper rispondere ai suoi bisogni, che possono essere che il cassonetto deve essere 5 cm più da una parte, sarebbe meglio 5 cm dall'altra parte. E però per far questo il lavoratore dovrebbe essere aiutato, incentivato, sostenuto, cosa che secondo me purtroppo non è stata ancora fatta. Quindi credo che per costruire una giusta filiera, anche in questo spezzone della filiera che è la raccolta urbana, ci andrebbe proprio maggiore attenzione. Il problema che si diceva che il problema dei rifiuti è un problema complesso, riguarda anche una complessità culturale e di mentalità e di conoscenza, cioè bisogna lavorare di fino. In genere il rifiuto è una roba che avanti, buttiamoli e via. Cioè, purtroppo Casale qualcuno l'aveva anche buttati nei pozzi dell'acquedotto nell'86, aveva inquinato l'acquedotto, perché intanto i rifiuti in Italia andavano trattati così. Magari secondo me lo sono ancora oggi in gran parte d'Italia, i camion che sversavano i rifiuti tossici lungo le autostrade c'erano. A Casale qualche camionista un po' imprudente ha fatto che sversarli nel pozzo dell'acquedotto, no? Chi non si ricorda, penso che tutti ci ricordiamo, perché l'abitudine era che il rifiuto è una cosa che si butta via, punto e basta. Invece il rifiuto ha una questione di cultura, un aspetto scientifico, un aspetto di conoscenza.
L'ultimo esempio che voglio dire è che il rifiuto che c'è stato 2 anni fa, quando è stata avviata la raccolta,